Ora si siciliani perché non registrerà la vedo conferenza. da tempo. E quindi, insomma, buon lavoro a tutti e diamo subito la parola alla professoressa Nicoletta Stame per la sua relazione su alle origini degli approcci positivi alla cooperazione e allo sviluppo. Prego, Nicoletta. Buongiorno a tutti, grazie Veronica, grazie Gabriele per l'opportunità che abbiamo per presentare in questo webinar l'attività del Comitato e anche cominciare a parlare di cose che ci interessano da tanto tempo e che credo che non riguardino soltanto chi si occupa specificamente di cooperazione allo sviluppo, ma almeno nelle intenzioni di chi ha organizzato questo convegno, questo webinar, anche penso che ci sia un interesse anche più ampio. Vorrei dire subito che anche raccogliendo già alcuni spunti di quello che ha detto Gabriele e quello che ha detto Veronica, l'interesse di pensare agli approcci positivi all'origine della valutazione della cooperazione internazionale sta in questo fatto molto preciso. La valutazione è nata negli anni 50 come valutazione dei progetti e gli approcci positivi sono nati all'interno della valutazione dei progetti di sviluppo. Quindi c'è questa duplice natura che è molto interessante ed è per questo che vogliamo cominciare con questa prima carrellata sulle origini, su come è nato questo genere di approcci e sul fatto che è nato proprio all'interno dei progetti di sviluppo. Adesso io cerco di collegarmi, di condividere un PowerPoint con voi e poi sentirete la mia voce, però concedetemi un secondo di... Ecco, già ho cominciato di cercare di capire come fare. Eccomi. Questo non credo che c'entri. Dunque, quello che cercherò di dire è ragionare su questo. Cosa significa che il progetto Non deve... vediamo la presentazione, almeno io Come? non la vedo. No, non si vede. Non Non si la vede la vedete? presentazione? No, non ci risulta condiviso lo schermo, quindi se potessi riprovare. Ah, io riprovo, ma ho imparato a far così. Allora, torno, scusate. Io ho scritto condividi. Forse Ah, dovresti selezionare. scusate. Adesso lo vedete, vero? Adesso stiamo vedendo lo schermo Sì. Esatto. Adesso dovrei andare sul... e adesso puoi aprire la tua presentazione. Sì, sto aprendo, vediamo se ci riesco. Ecco. Sì, insomma, ci prendiamo il tempo che ci serve. Perfetto, adesso la visualizziamo, grazie. Adesso la vedete? Sì, la Adesso? vediamo, sì, la Va bene. vediamo. Sì. Va bene, scusate, ma io è la prima volta che lo faccio. Allora, quello che volevo dire era l'idea che noi abbiamo è ripensare al successo. Questo problema di ripensare al successo c'è stato sempre, fin dall'inizio, perché l'idea è facciamo un progetto per ottenere un certo risultato e vogliamo vedere se questo risultato lo otteniamo. Però, come sappiamo tutti, poiché ci sono sorgono tutta una serie di problemi nel corso dell'attuazione, dobbiamo capire cosa vuol dire poi raggiungere il successo. Allora, io cercherò di parlare di questi temi. Primo, cercherò di fare un confronto tra quello che succede nella valutazione dell'aiuto internazionale e invece quello che succede nella valutazione dei programmi sociali, di cui penso che poi la maggior parte delle persone sono coinvolte qui e conoscono. Per quello che riguarda la valutazione dell'aiuto internazionale, io mi soffermerò su questo tema, su come sono i progetti per capire che cosa potrebbero avere come successo e in che modo si è pensato a ottenere il successo e che cosa voglia dire. E per quello che riguarda la valutazione dei programmi sociali, cercherò di far vedere come questi approcci positivi che sono nati all'interno della valutazione dell'aiuto internazionale poi possono essere attuati anche all'interno di altri tipi di valutazione. Allora, tutto nasce da qua.
Tutto, quando dico tutto, voglio dire che questa prima formulazione di Hirschman, che è del 1967, che riguarda un testo che si chiama Development Project Observed, è una riflessione che Hirschman ha fatto sulla valutazione dei progetti di sviluppo che erano cominciati all'inizio degli anni 50 da parte di agenzie internazionali come la Banca Mondiale, tutte le altre agenzie internazionali, l'ONU, eccetera. E già allora ci si poneva il problema che si facevano dei programmi e non si capiva che se erano riusciti o meno. E allora Hirschman formula questo ragionamento. È molto importante parlare di progetti di sviluppo perché dice i progetti sono particelle privilegiate di un processo di sviluppo, quindi è molto importante perché nel piccolo, quindi c'è questo discorso che è un microprocesso che però ci fa vedere bene che cosa succede all'interno di tutta una situazione più vasta. Però lui dice di solito si pensa al progetto come se fosse un blueprint, lui dice queste parole, una planimetria preparata da dei consulenti ingegneri che dopo essere consegnati a un contractor si trasformeranno in una realtà tridimensionale in un ragionevole lasso di tempo. Allora lui dice, i progetti si pensa che siano questo, perché originariamente erano questo, tra l'altro i primi progetti di sviluppo erano tutti progetti di costruzione di infrastrutture, di strade, di scuole, ma scuole neanche tanto, di strade, di dighe, di ponti, di cose di questo genere. E quindi si pensava che fosse una cosa ingegneristica. Mentre lui dice, quello che succede è che la maggior parte dei progetti sono progetti di natura completamente differente, avvolti in un alto grado di ignoranza e incertezza, dove la implementazione del progetto può spesso significare un lungo viaggio di scoperta nei più svariati territori, dalla tecnologia alla politica. Guardate, queste parole che oggi ce le sentiamo dire costantemente, l'incertezza e l'implementazione, sono scritte qua. E sono tutte importantissime perché in realtà il vero problema è che non è assolutamente vero che ci si trova davanti a una situazione in cui è già possibile sapere cosa fare, ma c'è questa incertezza. E come ci si comporta nei confronti di questa incertezza? Si deve accettare di dover fare una scoperta e l'implementazione, ossia l'attuazione del progetto, ci pone di fronte a dei problemi che affronteremo e che risolveremo anche scoprendo che cosa può essere utile in determinate situazioni. Quindi lui dice due cose importanti ai nostri fini. Primo, che bisogna avere spirito sperimentale. Qui guardate, c'è già un primo ragionamento su successi e fallimenti. Permettere ai progetti di raccogliere forza e esperienza gradualmente, per evitare che vengano considerati fallimenti nella loro infanzia. Questo è un tema che tra l'altro adesso è stato recentemente, addirittura ieri ho assistito a un webinar in cui Michael Hulcock parlava proprio di questa differenza temporale. Quindi il problema è che spesso i progetti chiedono tempo per essere attuati e se si va con una richiesta di risultati scanditi secondo certi momenti temporali, magari si considera qualcosa che non funziona, un fallimento, quando invece è appena cominciato. E poi lui però parla di questo principio della mano che nasconde. La mano che nasconde è questo ragionamento che spesso non si intravedono quando progetta qualche cosa, delle difficoltà, perché se si prevedessero non si fattorebbe il programma. Però una volta che ci si trova all'interno di determinate difficoltà, succede che possono esserci delle situazioni nelle quali i soggetti che sono presenti creativamente trovano una soluzione diversa da quella che era stata progettata e che non andava bene. E quindi la creatività, l'aspetto che nella implementazione la gente che sta lì, che sono soggetti pensanti e non semplicemente delle macchine che attuano delle cose già tutte preordinate, possano creativamente costruire delle nuove soluzioni e
E questa è la cosa importante, lui dice, l'aspetto della sorpresa, perché lui dice, la creatività è qualcosa che noi non pensiamo mai che ci sia, e voi pensate sempre cosa si dice, che quando un progetto funziona male vuol dire che non era stato pensato bene, non era stato concepito bene, mentre invece tutto il problema è avere fiducia, comunque pensare che può succedere qualche cosa. Anzi, succederà sicuramente perché i soggetti che sono all'interno della situazione cercheranno di trovare una soluzione. Ecco quindi che in questo primo ragionamento di Hirschman, in questo testo che è importantissimo, del 67, sono già contenute in nuce tutti gli elementi su cui si continuerà a ragionare per moltissimo tempo. Questo tema nell'ambito della cooperazione internazionale è stato ripreso e molto conosciuto questo testo di Rondinelli che si chiama Development Projects as Policy Experiments, è dell'83 e è famoso perché lui parla anche lui della blueprint approach e blueprint era la parola che aveva usato Hirschman come avete visto prima per dire che i progetti non debbono essere considerati come dei blueprint. Che poi tutto va bene, tutto sappiamo già come fa, ma invece sono qualcosa di più complicato e quindi bisogna introduce Brondinelli quest'idea del processo del risultato, perché è molto importante non solo pensare a quello che si vuole ottenere, ma anche vedere come lo si sta cercare, come lo si sta ottenendo. Lo dico perché questa questione risultato e processo torna continuamente e adesso siamo in una fase in cui si dice che bisogna puntare tutto al risultato, ma è chiaro che processo e risultato sono due termini che vanno insieme. Poi c'è Judith Tendler. Judith Tendler è una persona che a me è estremamente cara, su cui ho molto lavorato, e qui abbiamo Bruno Baroni che è stato addirittura un suo allievo e che ci parlerà anche lui di come ha messo in pratica cose date da Tendler. Tendler è stata un'allieva di Hirschman, è stata l'allieva che più ha portato avanti nella pratica, perché Tendler è stata una valutatrice, poi anche un'accademica. Ma lei, il suo modo di lavorare è stato quello di ragionare sui termini che aveva imparato da Hirschman. Addirittura dice: Hirschman mi ha insegnato a guardare senza paraocchi e a guardare dove non avrebbe guardato nessuno. Quindi, naturalmente, il primo problema è quello di non puntare sugli obiettivi, ma puntare su quello che succede. E soprattutto, no, non farsi influenzare dalle difficoltà, dai fallimenti, perché tutto questo discorso sul successo è perché noi siamo ossessionati dal fatto che poi i programmi non funzionano. Allora lei dice: no, sappiamo che i programmi incontrano grandi difficoltà, per cui se troviamo qualcosa che non funziona, possiamo anche addirittura aspettarcelo, però quando troviamo qualcosa che funziona, casi di successo, allora trattarli con venerazione, dice. E trattarli con venerazione vuol dire analizzare cosa è successo, perché è andato bene lì, che differenza c'era tra quello che è successo lì e quello che succedeva da un'altra parte. Quindi Tendler dà molta importanza a un confronto tra situazioni diverse per puntare sui risultati inattesi e positivi. Quindi anche tutta questa idea delle conseguenze inattese di cui continuiamo sempre a parlare, ne sentiamo sempre parlare come fatti negativi, è andato male, non è successo quello che si doveva fare, ma è successo qualcos'altro. Invece nel suo modo di ragionare l'aspetto inatteso e positivo è quello che è importante, quindi però bisogna poi anche essere attrezzati a far questo. E quindi c'è proprio tutta questa idea della scoperta, la valutazione come la ricerca è una scoperta, bisogna farsi sorprendere, bisogna sapere che io mi aspetto qualche cosa, vado a vedere e trovo che succede qualcos'altro. Allora non devo dire siccome è successo qualcos'altro non va bene, ma devo dire siccome è successo qualcos'altro bisogna che io capisca che cosa è successo e perché. Quindi c'è tutto un insegnamento, questo testo che io ho editato, praticamente la maggior parte sono sue valutazioni, da cui risulta proprio questo modo di lavorare, di pensare, di studiare molto a fondo i casi singoli per estrarne questa logica.
Un testo a cui mi richiamo, anch'esso nella scia, diciamo, del pensiero di Hirschman, è questo libro di Ellerman. Ellerman è stato un consulente della Banca Mondiale e, avendo visto e criticato quello che succedeva dentro la Banca nel modo di valutare i programmi da parte della Banca Mondiale, ha scritto questo testo bellissimo che si chiama Helping People Help Themselves. E il concetto è proprio questo. Anche qua, sempre con l'idea che bisogna capire che cosa succede, che cosa va bene rispetto a quello che ci aspetteremmo che dovesse succedere. E lui punta su questa idea del rapporto tra chi aiuta e chi riceve l'aiuto, che lui considera un doer, qualcuno che fa, non qualcuno che riceve. E quindi lui parla di questa differenza tra l'aiuto diretto e l'aiuto indiretto. L'aiuto diretto è quello in cui solitamente vengono formulati programmi. Tu non hai la scuola, io ti faccio la scuola. Questo è l'aiuto diretto. L'aiuto indiretto è io ti metto nella condizione di affrontare e risolvere i tuoi problemi, che può essere anche fare la scuola o anche fare qualcos'altro. Quindi lui critica questa idea dell'aiuto, che poi in realtà non è un aiuto, è considera un helpful help. E quindi l'idea è sempre quella di non misurare un risultato specifico, ma riconoscere cosa è positivo per chi lo fa, per chi lo riceve, il beneficiario, ossia per chi fa. Fa tantissimi esempi in questo libro, si riferisce a molti autori, uno dei quali è Hirschman, ricostruisce questo pensiero dell'aiuto indiretto formulato attraverso diversi autori, non solo Hirschman, e poi formula questi 5 punti, cosa da fare e cosa da non fare. Cosa da non fare? Non schiacciare la capacità di autoaiuto con l'ingegneria sociale. Vedete che richiama sempre l'idea del blueprint rispetto all'autoaiuto. Non svendere la capacità di autoaiuto tenendo il beneficiario in una condizione di dipendenza dall'aiuto benevolo. Questo lo si capisce da solo e credo che tutti voi che lavorate nella cooperazione sapete benissimo cosa vuol dire. Invece, le 3 cose da fare è molto importante. Partire da dove si trovano i doers, quindi partire da loro, dai loro problemi, di che cosa pensano di fare, che cosa sanno di fare. Vedere il mondo con gli occhi dei doers. Oggi si parla tanto di identità, di valori, di non imporre le assunzioni che ci sono all'interno di questi progetti, che di solito sono fatti con gli occhi di chi dà i soldi e non di chi riceve, e rispettare l'autonomia dei doers. Ecco, quello che dice Ellerman, continuando nella scia di queste cose lanciate da Hirschman, è l'idea che soltanto attraverso un aiuto indiretto si può ottenere dei risultati positivi che non sono necessariamente quelli richiesti dall'aiuto diretto, che invece diceva fai la tal cosa, ottieni la tal cosa. Ecco, come vedete, ci siamo. Diciamo, questo tipo di impostazione che proviene da questi autori è un'impostazione che è andata avanti con questo filone, ma certamente non maggioritaria. Anzi, voi sapete benissimo che invece nella valutazione dei progetti di sviluppo prevalgono altri metodi, logical framework, metodi che poi sono anche quelli che ci sono all'interno della valutazione nel suo complesso, però in generale ci si comporta in un modo molto diverso da quello che è presentato in questo filone che è, diciamo così, minoritario. Però succede la stessa cosa nei programmi sociali, i quali, mentre quegli altri cominciavano molto prima, dal 65 in poi, ho messo questa data così, è da quando è nata la valutazione a partire dai programmi della War on Poverty, della Great Society degli Stati Uniti, si è cominciato la valutazione e sono cominciati e si sono sviluppati molti approcci diversi che sono legati sempre all'idea di andare a vedere se un programma funziona o meno. Io li ho semplicemente elencati qui, ne ho parlato nel mio testo, però gli approcci che si confrontano sono stati originariamente l'approccio positivista, poi sperimentale con i random control trial, eccetera, a cui si sono sovrapposti degli approcci costruttivisti partecipativi, poi c'è tutto il tema della logica del valutare, la valutazione basata sulla teoria,
Oggi tutti ne parlano, le sapete tutti quanti senza entrare nel merito, e che questo è tutto uno sviluppo che si è avuto nei vari decenni e recentemente, io penso come un po' di evoluzione del filone costruttivista partecipativo, del filone valutazione basata sulla teoria, valutazione realista, sono emersi questi approcci di pensiero positivo, che sono vari, comunque i più importanti, famosi, sono l'Appreciative Inquiry, il More Significant Change, Development Evaluation, eccetera. E io dico solo che queste cose esistono, non dico niente di più, ma quello che voglio dire che è importante è che adesso c'è una contaminazione molto grande tra il filone degli approcci tradizionali, del filone della valutazione dello sviluppo e il filone della valutazione dei progetti in generale. E quindi tutti parlano più o meno lo stesso linguaggio. E questo è interessante, credo che sia interessante anche per noi. Quindi chi parla di valutazione dello sviluppo non deve chiudersi in quel suo ambito e non sapere cosa succede nel resto. Chi parla di valutazione di progetti e programmi in generale fa bene a tenere conto di quello che succede in tutti i campi, anche nella valutazione dello sviluppo. E allora cosa succede all'interno di ognuno di questi ambiti? Che si confrontano degli approcci tradizionali e degli approcci nuovi. Negli approcci tradizionali sicuramente permane l'approccio del logical framework, di guardare le cose come obiettivi, mezzi, risultati, eccetera, e c'è anche una rivitalizzazione dei random control trial, lo sapete benissimo, addirittura hanno preso il premio Nobel, il Poverty Action Lab, per quello che stanno facendo. Quindi questo tipo di filoni tradizionali continuano sia nella valutazione in generale che nello sviluppo. Però anche esistono, sia nella valutazione generale che nello sviluppo, approcci di pensiero positivo e, scusate, approcci di pensiero positivo, e adesso sto pensando, ritorno alla valutazione allo sviluppo, qui nella valutazione allo sviluppo, accanto agli approcci tradizionali, possiamo osservare che vengono recepiti gli approcci di pensiero positivo che sono stati prevalentemente sviluppati nella valutazione dei programmi in generale. Però questo del More Significant Change, di cui ci parlerà anche Laura Fantini, è nato espressamente all'interno dei progetti di sviluppo. E poi c'è un molto interessante nuovo filone che si chiama Problem Driven Iterative Adaptation, PIDIA, e di un gruppo che fa parte di questo manifesto del Doing Development Differently che esiste all'interno di queste tematiche. E quello che è interessante è che questo filone della valutazione dei progetti di sviluppo si riferisce direttamente, si richiamano direttamente sempre in tutti i libri all'inizio a quella famosa citazione di Development Project Observed, che dice che i progetti di sviluppo sono un lungo viaggio di scoperta nella politica, nella tecnica, in tante cose, e che privilegiano il momento dell'implementazione. Quindi quello che io voglio dire, concludo, spero di essere stata nei tempi, è questo: c'è stato un inizio molto interessante, per quanto minoritario, che ha prodotto qualche cosa che ha continuato in tutto questo periodo, che ancora è una tradizione, una legacy che è ancora viva e che però in questo momento si sta molto vivificando attraverso, da una parte, il recepimento di qualche cosa che invece viene dalla valutazione in generale, come il More Significant Change e gli approcci di pensiero positivo, e dall'altra da uno sviluppo interno che è molto basato su quest'idea di quello che succede nel corso dell'implementazione dei progetti. E quindi è l'implementazione dei progetti e il fatto che le cose che succedono possono non essere previste, ma portare dei risultati positivi ugualmente, che è quello che ci dà il segno di come sconsiderare qualche cosa che abbia avuto successo e non necessariamente che sia un insuccesso perché non è stato ottenuto quello che era scritto nel programma. Grazie, io mi fermo qua. Grazie Nicoletta per questo interessantissimo intervento, direi non soltanto introduttivo. E non so se c'è qualcuno che è stato sollecitato in maniera particolare da qualche suggestione di Nicoletta e quindi che vuole intervenire velocemente o fare una domanda in poche battute subito dopo la relazione per non perderla col tempo.
Estremamente interessante il richiamo alla tempistica dei progetti, che è una questione a lungo dibattuta nel campo dei progetti di cooperazione allo sviluppo. Estremamente interessante, a mio avviso, anche la contrapposizione fra autoaiuto e blueprint approach, che appunto lega un po' questo discorso dell'ambito della cooperazione allo sviluppo a quello dei programmi sociali, dei programmi in generale. Ci sono veramente tantissimi spunti, immagino che si debba anche avere necessità di poterli metabolizzare. Se non ci sono interventi, diciamo, immediati, allora io chiederei di riflettere, di eventualmente prenotarsi in chat anche per eventuali interventi o domande alla fine su questa relazione e passerei a questo punto alle pratiche e quindi insomma darei la parola a Laura Fantini. Per la sua relazione su cooperazione allo sviluppo e contesto locale, il contributo degli approcci positivi. Grazie mille Veronica, grazie Nicoletta per l'introduzione. Allora, ditemi se ho condiviso correttamente, se vedete tutti. Si vede lo schermo, Ok, adesso anche ingrandito. perfetto. L'intervento che vi propongo questa mattina segue direttamente le riflessioni di Nicoletta. In particolare la mia presentazione si concentrerà sull'approccio positivo, su quello che Nicoletta ha introdotto, quindi come quella famiglia di approcci che si concentrano specificatamente sul successo. E, in questo caso vi condurrò nella pratica di un caso di studio, quindi una ricerca valutativa di un'iniziativa di cooperazione, quindi siamo sulla dimensione di progetto. Implementato in Tanzania, e quello che mi interessa mostrarvi oggi è anche come il successo è stato un driver per il processo, quindi per la costruzione anche del disegno valutativo stesso. Allora, scusate, non riesco a muovere però la presentazione. Ok, l'iniziativa ha avuto una durata triennale. Un progetto di 1 milione di euro cofinanziato dalla Direzione Generale di Europaid, che aveva come obiettivo principale quello di rafforzare le capacità delle amministrazioni locali nella città di Dar es Salaam per integrare delle misure di adattamento al cambiamento climatico all'interno dei piani esistenti di sviluppo urbano e di gestione ambientale. Un progetto di cooperazione con un partenariato un po' particolare perché un partenariato di due università, un'università italiana e un'università in Tanzania e il governo della città di Dar es Salaam. E visto il partenariato, il progetto aveva due componenti diverse, un progetto di ricerca-azione ovviamente, una grossissima componente di ricerca che andava ad analizzare i processi che coinvolgevano i residenti nelle aree periurbane della città di Dar, in particolare sulle loro strategie di adattamento autonomo, sull'espansione urbana e sulla conseguenza che l'espansione urbana provoca sull'accesso all'acqua e con un grave problema di salinizzazione della falda acquifera. Per chi non è familiare con la terminologia, l'area periurbana è tutta quella parte di città, diciamo, in cui vi è una forte commistione tra l'attività ancora urbana, quindi il legame con il centro città, ma ci si avvia verso la periferia della città, per cui prende il sopravvento spesso come attività generatrice di reddito fondamentale l'agricoltura. Quindi sono aree in cui urbano e agricolo e rurale si commistionano fortemente. E la parte di azione coinvolgeva le amministrazioni locali della città di Dar es Salaam in una grossa componente di capacity building che si è svolta in tutta la seconda parte del progetto. Ora, la ricerca valutativa si focalizza su questo, sul capacity building in particolare. Perché? Perché nella cooperazione allo sviluppo è un tema sempre dibattuto.
visto che i finanziamenti dedicati al capacity development in generale sono tantissimi e spesso non si riesce a dimostrare quanto è l'impatto, quanto è il cambiamento prodotto da tanti finanziamenti. Quindi è sempre un po' un tema caldo quello della valutazione di un capacity development. Il progetto aveva una strategia di capacity building abbastanza tradizionale, quindi una survey iniziale che indagava le attuali misure legate al cambiamento climatico messe in opera dalle amministrazioni locali, un'analisi del fabbisogno formativo per indirizzare, per focalizzare il training, che sarebbe stato poi di 2 settimane residenziale e che avrebbe avuto e ha avuto in effetti come output il disegno di misure di adattamento al cambiamento climatico, che sono state poi discusse criticamente in un workshop e validate dalle amministrazioni stesse. Quindi un'azione di capacity building abbastanza tradizionale, con anche dei risultati visibilmente positivi, in quanto gli amministratori locali hanno poi disegnato effettivamente delle misure utili all'adattamento al cambiamento climatico. E quindi la valutazione da dove parte? La valutazione parte dall'analisi degli strumenti utilizzati nelle prime 2 fasi, cioè nella survey e nel need assessment. Quindi si è concentrata sui documenti di progetto che riportavano i risultati di queste fasi. E quello che ne emergeva erano una serie di risposte scoraggianti, contraddittorie, un elenco di assenze, di mancanze, di incapacità da parte dell'amministrazione locale, un contesto istituzionale molto confuso, che quindi giustificava bene una formazione che avesse in seno non solo il rafforzamento della conoscenza, della comprensione, della consapevolezza sui temi, ma anche capacità analitiche individuali dei funzionari e soprattutto giustificava rivolgere questo tipo di formazione alle 2 amministrazioni che governano la città, quindi il City Council e le 3 municipalità. Detto questo, quando forse tutto è positivo, anche ci sono dei campanelli di allarme. Quindi, conoscendo io molto bene il contesto, e vedendo anche che all'interno dei report di progetto, quindi i risultati di questa prima fase di analisi, non era emerso nulla di positivo, ho chiesto di verificare anche gli strumenti che avevano utilizzato, quindi il database delle risposte, i questionari che avevano sottomesso, la linea guida delle interviste. Sono andata a intervistare gli intervistatori, quindi per capire come questa fase di analisi era stata condotta all'interno del progetto, e ne sono venute fuori le prime conclusioni. Le prime conclusioni sono state positive, nel senso che molte domande che venivano rivolte agli amministratori locali su misure a tutela e a conservazione dell'ambiente mostravano chiaramente un know-how degli amministratori, un elenco esaustivo di iniziative, di microprogetti e anche una dinamicità di attori che si muovevano sul territorio locale. E quindi ha giustificato la ricerca valutativa, questa iniziale contraddizione ha portato a indagare maggiormente quali fossero le fonti di queste contraddizioni, se ci fosse stato un errore interpretativo da parte del progetto dei risultati della survey che avevano condotto, e soprattutto chiarire un po' di più il profilo istituzionale della città di Dar. E quindi è qui che nella ricerca valutativa si sceglie di usare l'approccio positivo, quindi di andare a vedere che cosa a livello territoriale fosse un successo. E quindi, in altre parole, guardare il contesto in cui si era mosso il progetto con la lente del positive thinking, e cioè andare a vedere quello che il progetto assumeva che non ci fosse,
e andare a vedere se invece vi erano dei semi positivi da far poi fiorire. E quindi la prima fase si è concentrata su proprio andare a cercare questi positivi e laddove si fossero trovati poi formulare le spiegazioni. In questo caso, ovviamente qui una citazione dell'appreciative inquiry, ma è anche proprio del positive deviance, quello di credere fortemente che in ogni società, organizzazione, gruppo qualcosa funziona e che ci sono sempre delle soluzioni locali per affrontare problemi locali. E quindi, fatta mia questa assunzione, quello che si è andato a cercare è proprio quello che il progetto assumeva non ci fosse, ossia delle soluzioni locali nell'area periurbana della città di Dar, sul tema dell'accesso alla risorsa idrica e che fossero state progettate, finanziate, implementate da una delle tre municipalità che compongono la città, che ho scelto comunità di analisi, con successo. E ovviamente il successo non eravamo noi che lo determinavamo, ma il valore. Quindi il contenuto della parola successo ovviamente è stato riempito dalle persone che erano destinatarie degli interventi che sono stati poi trovati localmente e come insegna il Most Significant Change, usando anche un metodo di indagine su che cosa vuol dire successo, molto retrospettivo, quindi andando avanti e indietro anche dagli attuatori ai beneficiari, con le stesse domande per capire effettivamente cosa riempire quindi di contenuto la parola successo. Il risultato di questa fase è stata la selezione di due iniziative a livello locale. Che per esigenze di tempo non andremo in dettaglio, ma nella prima foto vedete un bacino naturale per la raccolta di acqua piovana che viene sistemato, riabilitato e ingrandito con i fondi della municipalità, permettendo quindi ai residenti della zona di vivere di agricoltura di sussistenza non solo durante la stagione piovosa, ma anche nella stagione secca, con evidenti cambi di vita, in quanto l'agricoltura non solo riguarda la sussistenza, ma è la principale fonte poi di reddito nell'area periurbana più periferica. Il secondo, dove vedete una serra. Anche interessante, è un gruppo di comunità aiutato dalla municipalità è riuscito a intercettare un fondo internazionale che creava dei plot dimostrativi a fini di formazione e quindi che metteva a disposizione la donazione di alcune serre e impianti di microirrigazione, quindi loro sono riusciti a intercettarli, è un fondo che era in disuso della municipalità è diventato poi un fondo gestito da gruppi di comunità. Quindi due casi nel micro che però hanno aperto un mondo nel momento in cui si è andati a cercare le spiegazioni di questi successi e quindi si è andato ad analizzare i processi e gli attori che le avevano rese possibili e significative. E soprattutto ha aperto un'enorme scatola che è stata quella del profilo istituzionale della città di Dar, quindi l'analisi delle relazioni tra i diversi livelli di governance, distribuzioni di competenze, il decentramento amministrativo, conflitti di coordinamento tra istituzioni, spazi di governance per il tema dell'adattamento al cambiamento climatico. La relazione con attori informali, non istituzionali all'interno del territorio è stato un altro enorme scatola di analisi portata avanti con diversi strumenti, quindi fonti, ovviamente tantissimo studio di fonti secondarie, tantissime interviste con gli attori chiave, tantissima osservazione partecipante. E che cosa ne è emersa? Diciamo qui la ricerca valutativa ha deciso di
di chiudere la parte di indagine, in quanto erano già emerse delle dimensioni che io ho chiamato interpretative del contesto, cioè erano già emerse una serie di questioni che avevano rivelato un contesto locale diverso, più ricco di quello che il progetto aveva considerato. E che aveva delle forti implicazioni sulla progettazione di misure locali di adattamento al cambiamento climatico. E, qui brevemente, scusate, vediamo che si blocca la presentazione e non va più avanti. Non so se dalla segreteria qualcuno riesce a dirmi. Andando avanti adesso, Laura. Ok, perfetto. E quindi vi dirò brevemente quali sono le dimensioni interpretative che sono state il risultato poi di tutto il lavoro. Il primo, che nasce soprattutto dalla prima fase di indagine, è che adattamento al cambiamento climatico, come tantissimi altri temi cari alla cooperazione, vengono ideati, vengono concettualizzati nella comunità scientifica o nella comunità di pratiche del Global North e spesso transitano attraverso i progetti, quindi il progetto diventa un contenitore che le porta in contesti completamente diversi e laddove non c'è un processo di traduzione, di concettualizzazione, adattandosi ai linguaggi e alle pratiche locali, si rischia di fare questo, cioè di interpretare come è stato fatto all'interno del progetto, un'assenza di piani e di misure che nominalmente non si rivolgevano all'adattamento al cambiamento climatico, come un'assenza di competenze, di conoscenze e di piani strategici. Cosa che poi invece il ritrovamento dei casi di successo, quindi il ritrovamento di questi piani, di questi microprogetti a livello di municipalità, ha assolutamente confutato. Le altre tre dimensioni riguardano il contesto istituzionale. E la municipalità era stata coinvolta all'interno del progetto come attore prioritario. Effettivamente si è dimostrato tale. E si è dimostrato anche che all'interno di un profilo istituzionale complesso, laddove c'è un decentramento amministrativo anche molto giovane, è ovvio che ci siano ancora delle non ci sia una propria devolution, ci siano ancora delle carenze di coordinamento tra le istituzioni. E diciamo che in quel periodo, in questo contesto, questo ha fatto gioco alla municipalità perché è riuscita a farsi attore capace di mobilizzare risorse economiche, capitale sociale, esperienza empirica sul territorio. E a riuscire a dialogare direttamente con il livello nazionale senza un'interposizione né del governo cittadino né del governo regionale. E inoltre, come ex paese socialista, la struttura piramidale e capillare dell'amministrazione locale arriva fino al micro del territorio. Se pensiamo che l'unità di analisi che è stata presa, quindi una delle tre municipalità, è divisa poi in 70 ward e in 170 sub-ward, allora capiamo quanto veramente la presenza della municipalità diventa capillare nelle vite dei cittadini. E da questo ne discende direttamente, permettetemi di citare Lipsky, il ruolo del sub-ward leader, quindi un coping behavior. Perché? Perché in area perurbana, dove si tratta di residenti in non estrema povertà, ma in condizione di povertà, a diversi chilometri dal centro città dove ci sono i palazzi governativi, e noi abbiamo residenti che tranquillamente in tutta la vita non hanno nessun altro contatto con l'amministrazione locale se non attraverso il leader di sub-ward, quindi dell'ultimo anello della catena amministrativa. Ed è proprio in questo anello della catena amministrativa dove avvengono i meeting di comunità, dove si selezionano le priorità per quell'anno, e quindi passano
a livello superiore di Word e quindi ancora una volta vengono selezionate, viene ridistribuita la priorità e passano a livello di Word e poi da lì iniziano il processo per essere finanziate. Quindi è un livello dove avviene non solo dove il subword leader ha sia un ruolo di far implementare i piani e le politiche, ma anche di raccogliere le priorità del territorio per poi portare avanti le istanze dei cittadini. E accanto al ruolo del subword leader è emerso come importante e fondamentale anche il ruolo di alcuni attori non istituzionali, tra cui i community-based organizations, è qualcosa che è comune un po', almeno nella parte di Africa che io conosco, ma non, anche da noi probabilmente non è così diverso, gruppi di comunità che nascono nel momento in cui, durante il periodo del decentramento amministrativo, le autorità locali non riescono a far fronte né per condizioni economiche né per condizioni di esperienza a far fronte a tutti i problemi di città complesse come possono essere le grandi città africane. E vediamo che gruppi di comunità nati spontaneamente si fanno carico di quei servizi che l'amministrazione locale non riesce a portare avanti. E quindi c'è un sistema ibrido di gestione di alcuni servizi che non è riconosciuto istituzionalmente, quindi non è istituzionalizzato, ma è nella pratica riconosciuto tanto dalla municipalità quanto dai cittadini. Ora vediamo che tutta questa parte che c'è in basso, quindi sia gli attori più vicini al cittadino dell'amministrazione locale, quindi il subword e il ward, e gli attori non istituzionali non sono stati coinvolti all'interno del capacity building, quindi non sono stati attori assolutamente ascoltati né in una fase di survey e tantomeno nella fase poi di rafforzamento delle capacità. Quindi in sintesi, come è stato usato qui l'approccio positivo? È stato usato pensando a non è possibile che sia tutto così negativo, qualcosa sul territorio funzionerà e quindi andando a cercare quello che si pensava non ci fosse. Una volta trovato, si è indagato il funzionamento e i processi avvenuti affinché per renderlo possibile. E che tipo di conoscenza ha generato? Ha fatto sì che diventassero esplicite una serie di caratteristiche, di soluzioni e di pratiche che all'interno dell'indagine di progetto erano rimaste inesplorate e anche processi e attori le cui relazioni erano rimaste sottostimate, non coinvolte proprio all'interno della dinamica di formazione. E ha contribuito quindi a conoscere in maniera più approfondita il contesto istituzionale locale e a valorizzarne le opportunità. E suggerisce quindi, nelle raccomandazioni poi fatte al progetto, suggerisce che questo tipo di approccio può essere anche utilizzato come punto di partenza per il disegno e l'implementazione di una futura azione di capacity building simile. E in via teorica, le riflessioni sono queste, si sposano molto con quello che già Nicoletta ha introdotto. Innanzitutto, la creazione di conoscenza che c'è stata in questo caso è stato capace di mettere in discussione alcune assunzioni e alcune parti degli obiettivi del progetto stesso, che secondo me è una cosa molto sensibile e rilevante. È stato un approccio che ha permesso, non si è spaventato della complessità, ma anzi è riuscito ad assorbirla. Il lavoro di analisi è stato tanto, il lavoro di raccolta di dati è stato tanto, è vero, però a mio parere ha permesso di raccogliere una serie di elementi di complessità enorme, che io stessa non avrei aspettato, non mi sarei aspettata, e soprattutto in termini di meccanismi e relazioni tra i diversi attori che erano parte del sistema.
E un fine esplicativo, quindi non puramente descrittivo, è quello che interessava per testare anche l'efficacia del positive thinking approach, quanto fosse il beneficiario stesso a poter fornire questo, a poter aiutare, supportare questo fine esplicativo della ricerca valutativa. E poi quello che già Nicoletta ha detto bene, il paradigma Helper-Doer. Hellerman ne parla molto anche proprio in relazione ai progetti di capacity development, perché è proprio lì che le soluzioni predeterminate che cadono dall'alto nascondono quello che i beneficiari sanno già fare e li considerano probabilmente solo dei recipients, e laddove abbiamo visto dei risultati anche dell'analisi che è sbagliato, perché concettualizzazioni nostre possono essere molto diverse da concettualizzazioni poi sul campo, e quindi qui a maggior ragione l'helper, quindi il donatore o l'implementatore di progetti, deve essere colui che facilita, che elicita quello che di buono e quello che di conoscenza già c'è sul territorio, deve essere capace di vedere dove ci sono le opportunità, dove ci sono le potenzialità per capitalizzare e valorizzare questa conoscenza o queste pratiche, che devono poi diventare i fattori da mettere al lavoro per raggiungere quello che realmente è il cambiamento desiderato, non tanto il risultato di progetto. E vi lascio con l'ultimo input che a mio parere è un po' l'utilizzo di questo approccio fa riflettere molto su quello che è il rapporto tra evaluative thinking e implementazione adattiva. E quindi a mio parere non vedere implementazione e valutazione sempre come qualcosa di separato, in box separati, ma pensare in maniera valutativa, utilizzando anche approcci di questo genere, durante l'implementazione o strettamente a braccetto con chi implementa, sicuramente rende anche, dà più possibilità di efficacia, di buona riuscita e di impatti positivi in un progetto. E vi lascio con una frase della Tendler che già Nicoletta menzionava, è un po' quella legata al tema della sorpresa, cioè alcuni problemi che si riscontrano valutando i progetti, chi ne ha valutati o ne ha disegnati o ne ha implementati tanti, sa che poi più o meno sono molto spesso molto simili, e quindi non creano una sorpresa, insomma, quello che non ha funzionato non crea una sorpresa. Al contrario, invece, laddove ci aspettavamo dei problemi, in realtà questi problemi non ci sono e si riescono a formulare delle spiegazioni sul perché non ci sono stati, allora è lì che è la sorpresa, e forse è lì che è la vera chiave da mettere al lavoro. Grazie Laura per la tua presentazione. Grazie a voi. C'è una domanda per Laura, forse io la terrei però direttamente a questo punto al termine, diciamo, delle tre presentazioni, quindi insomma registriamo la richiesta di Lavinia per Laura Fantini. E anche io sono stata molto sollecitata da una serie di affermazioni, ci sono sempre soluzioni locali per affrontare situazioni locali, ma non voglio togliere neanche del tempo e darei subito invece la parola a Bruno Baroni, responsabile di monitoraggio e valutazione per la regione East Africa, assistente dell'ufficio Learning Sharing di ABSI, per la sua presentazione sui responsabili dell'implementazione dei progetti alla guida della valutazione e la complessità nella relazione valutatore-valutato. Grazie Bruno, prego. Buongiorno a tutti, grazie per questo invito. È da poco che faccio parte del gruppo e quindi a maggior ragione vi ringrazio ancora di più, diciamo un po' per la fiducia. Spero di non essere al di sotto delle attese, anzi sicuramente lo sarò perché dopo i primi panelisti che hanno già parlato. Io vorrei infatti, diciamo più che altro quello che vorrei riuscire Il mio intento non è così alto, ma quanto Chiedono di semplicemente. ingrandire un pochino la presentazione, se possibile, Bruno. Scusami per Prego. l'interruzione. No. Il problema è che ho due schermi attaccati e quindi fa questo problema.
Allora, adesso dovrebbe. Un momento, scusate. Quindi quello che volevo dire, io come prima cosa, quello che mi sento di condividere con voi è la mia esistenza, vale a dire far notare che c'è un valutatore che lavora all'interno di una ONG italiana e questo di per sé, secondo me, è importante e interessante. Questa testimonianza vi volevo portare. Perché come vedrete durante la presentazione, il mio auspicio, quello che vorrei è che ce ne fossero insomma di più e vorrei darvi a voi che siete valutatori, diciamo anche stimolarvi all'idea di fare una scelta come quella che ho fatto io, di lavorare direttamente dentro un ONG, non soltanto come valutatori esterni, indipendenti. Il punto di partenza è un caso di studio, cioè un progetto che in realtà poi qui ho scritto triennale, ma alla fine, a dire la verità, come tutto appunto che è sempre, non è mai bianco e nero, ma è molte sfumature di grigio, questo è un progetto in realtà che combina tre diversi progetti, che più o meno uno che aveva cominciato prima, uno dopo, ma insomma che si aiutavano l'uno con l'altro, queste sono le astuzie che facciamo noi sul campo per unire diversi progetti per fare uscire fuori un intervento davvero significativo. Però, diciamo, l'impostazione forte era questo progetto di FAO, che è un esempio paradigmatico dei progetti standardizzati che arrivano dal nord e atterrano nel sud del mondo. E se uno va a vedere, poi sono appunto uguali in tutte le regioni possibili dell'Africa, per esempio. E questo già dovrebbe farci metterci in sospetto, insomma. La parte centrale di questi progetti è l'istituzione di Agropastoral Field Schools, che sono dei terreni, piccoli terreni dimostrativi in cui i farmers, i contadini, sperimentano tecniche agronomiche un po' più sofisticate rispetto a quelle che loro utilizzano tradizionalmente. E il successo, non c'è dubbio, è sicuramente maggiore reddito per questi contadini. Il punto qual è? Io ho avuto la fortuna, come tante volte nella mia vita, di andare in un posto senza neanche sapere bene dove sarei andato e trovarmi nel posto ideale. Perché il Sud Sudan è un contesto forse tra i più estremi al mondo, per cui queste idee, pensate, diciamo molto lontano, in un contesto come il Sud Sudan si vede perfettamente che atterrano molto male. Per cui, per esempio, è evidente che misurato rispetto a quei parametri lì, a quella nozione di successo, al reddito, non si riusciva a vedere un grande impatto di questo progetto, soprattutto dopo un anno o un anno e mezzo. Però risulta che intervistando le persone in prima linea responsabili dell'implementazione, facendo quindi leva sulla loro conoscenza e sul loro cammino di conoscenza, effettivamente si trova, ma veramente facilmente, abbiamo trovato dei risultati macroscopici positivi e lezioni chiavi, che sono quasi, diciamo, evidenti, non c'è nessun dubbio. Quindi, insomma, in qualche modo noi ci perdiamo dei risultati fantastici, eppure, anche in questo caso, per esempio, un progetto, di agricoltura che non produce, aumenta il reddito dei coltivatori, però, è comunque un successo. La domanda naturalmente è chiara. Com'è possibile, Bruno, ci vuoi convincere davvero che esiste un progetto di agricoltura che è positivo, con impatti positivi, ma che non si vede poi, non è riflesso in un aumento del reddito? Per capirlo, in realtà, basta appunto, prima ho visto la parola intuizione, delle intuizioni che arrivano dall'implementazione. Allora, questa è la mia prima intuizione e ripercorro un po' io la mia esperienza. Questo è dopo 4-5 mesi che ero in Sud Sudan e a sinistra vedete una donna che lavora e sono le donne che lavorano in Sud Sudan e si dedicano all'agricoltura. Gli uomini vanno più con, diciamo, lavorano per allevare il bestiame, le mucche in particolare. E sulla destra, quindi le donne lavorano e fanno il grano. Tantissimo lavoro. Poi appena
superano la menopausa, non procreano più, non fanno figli, vengono quasi abbandonate dalle famiglie. Allora, questo è un po' shocking, naturalmente, però è per farvi capire che in quel contesto in cui la sopravvivenza è a rischio, effettivamente avere dei figli in più permette di, è una strategia di sopravvivenza. E quindi è chiaro che quando quello più non può succedere, diventa, diciamo, un problema. Adesso loro una spiegazione ce l'hanno, però il punto qual è che volevo sottolineare? In realtà siamo noi pure che ci focalizziamo molto a Save the Children e non pensiamo minimamente a una signora di una certa età come gruppo svantaggiato. Ma lo dico ancora di più perché è stato richiamato prima. Per esempio, nelle nostre survey, la prima cosa che leggiamo come indicazione è andare a parlare con le madri che allattano bambini. E quindi anche i nostri metodi completamente escludono queste persone, in questo caso questo gruppo. E questo, diciamo, questo ci dovrebbe fare riflettere perché forse insomma, siamo, noi non abbiamo invece, al contrario di loro, una spiegazione di perché facciamo queste cose. Comunque, detto questo, l'introduzione, passato al contesto, dopo il contesto, vi faccio vedere, questo è il progetto, sono delle foto dal progetto, vi fate un po' un'idea di dove siete. In Sud Sudan. Molto importante l'introduzione dell'aratro. E questo è un po' come, diciamo, un'idea del successo. Allora, è evidente che non può essere la semplice analisi del reddito il tema al centro di questa, della valutazione di un intervento di questo tipo. Anche perché in realtà è banale, basta appunto parlare un po' in giro per capire che in questi contesti gli agricoltori, la prima cosa che abbiamo chiesto, gli agricoltori, la prima cosa che fanno è di, come si dice, di stoccare il cibo per la stagione di magra o comunque consumarlo loro, sicuramente molto meno venderlo per tanti motivi, tra l'altro il motivo anche il fatto che non ci sono dei mercati accessibili, eccetera, eccetera. Altro punto importante, non è tanto la sicurezza alimentare, perché quello è l'altro indicatore che alle volte si utilizza e si pensa alla famiglia o diciamo le famiglie dei coltivatori, come l'unità di analisi, ma non è tanto la sicurezza alimentare della famiglia come tale, ma è proprio l'intera comunità che aumenta, che migliora la propria sicurezza alimentare. E quindi se uno si misura soltanto la sicurezza alimentare della famiglia rischia di non vedere di nuovo un successo. Per esempio, uno dei primi segnali del successo davvero in queste latitudini è che arriva più o uno o più fratelli in più dentro la famiglia. Quindi se uno, diciamo, misura semplicemente quanto cibo viene consumato, potrebbe pensare prima e dopo in media, diciamo per persona. Così normalmente si fa con gli indici di accesso all'alimentazione, uno potrebbe pensare che non è cambiato molto nella famiglia. In realtà, se prendendo in considerazione il contesto e capendo che cosa sta succedendo, si realizza che adesso la famiglia, che prima erano 6 persone, sono diventate 9. Quindi in realtà sono molti di più di persone a mangiare. E ancora più importante, alle volte i contadini si condividono tra di loro il cibo. Lo fanno come una specie di assicurazione per eventuali fallimenti nel futuro raccolto. E questa è una, diciamo, anche, diciamo, è una polizza, diciamo, una strategia di risolvere il problema del rischio che noi spesso, appunto, con modelli esterni arriviamo e vogliamo promuovere, non ci rendiamo neanche conto che loro lo stanno facendo, addirittura noi lo scambiamo come un problema. Perché loro non vendono e invece se lo regalano, brutta parola, l'uno con l'altro. Bene, al di là di questo, che è un po' la spiegazione di perché quel modo di vedere il successo non poteva funzionare, la cosa più interessante è che abbiamo visto che appunto tutte le altre cose che invece stavano funzionando. E per fare questo bisognava ricalibrare un po', la nostra attenzione, non soltanto c'è sempre questa enfasi agli impatti finali, eccetera, ma invece guardare appunto i risultati più immediati,
per non rischiare di uccidere sul nascere il progetto e quindi misurarlo su delle basi su cui può essere davvero misurato. Quindi concentrandosi su risultati immediati, andando oltre un approccio settoriale e osservando la comunità nel suo insieme, non soltanto alla famiglia del coltivatore come se esistesse sul cucuzzolo di una montagna. Cosa abbiamo trovato? Prima di tutto che la produzione, quindi guardando la produzione agricola, è triplicata e le rese erano raddoppiate. In parte questo l'abbiamo anche capito, importante da dire, perché al contrario di FAO che ci diceva guardate al demo plot, quindi registrate tutto quello che viene fatto nel pezzettino di terra che coltivano queste persone e quanto stanno producendo e pensavano che questo fosse il tutto, noi abbiamo chiesto scusate, ma voi queste tecniche le state replicando in altri posti perché voi continuate, siete agricoltori, siete contadini, continuate a coltivare i vostri pezzi di terra? Sì, ah. E avete aumentato per caso la vostra coltivazione privata che fate? Sì, l'abbiamo. Ah, ok, allora quello va inglobato nel risultato. Quindi facendo quello, diciamo, arriviamo a questi risultati. Ma i risultati più interessanti sono, appunto, quando si comincia a guardare con gli occhi aperti, sono diversi. L'accesso alla terra è migliorato per una serie di motivi contestuali. Faccio questo esempio. Perché in Sud Sudan risulta che è facile ottenere da una terra in comune che possono coltivare tutti i contadini assieme, perché molta della proprietà è ancora comunale. E quindi al momento di coltivare la terra insieme, spinti dai nostri progetti, questi contadini risultava che coltivavano molto più vicino a casa loro rispetto alle terre che avevano, diciamo, a livello familiare. Questa cosa normalmente non è scontata, anzi è il contrario, di solito il problema è dove si può fare, dove si trova un pezzo di terra dove possono coltivare tutti quanti. Quindi questo è molto specifico al caso del Sudan, ma appunto se uno si rende conto del contesto e lo analizza per com'è, ci sono delle opportunità che altrimenti non, in altri posti non sarebbero neanche pensabili. Abbiamo capito, questo naturalmente ha una serie di conseguenze. Sul fatto che le donne che coltivavano erano più vicino a casa, potevano bilanciare meglio il lavoro e la vita personale e la cura per i bambini, la loro protezione è aumentata in un paese dove la GBV, quindi la violenza sessuale contro le donne, è molto alto e spesso è perché loro sono sole a camminare verso i punti in cui coltivano. Che sono lontani appunto da sole, invece in questo caso stanno vicino casa e in gruppo. Quindi questi sono esempi. L'altra cosa fondamentale è che abbiamo capito che questi contadini che noi stavamo formando stavano insegnando ai loro familiari, amici, eccetera, quelle stesse pratiche. Perché naturalmente, tra l'altro, questo progetto si realizzava appunto in delle pezze di terra vicino al villaggio che erano dimostrativi e risulta che appunto le persone poi imparavano, chiedevano agli altri, ma scusate cosa state facendo, interessante, e quindi questa cosa si è replicata molto di più. E, abbiamo addirittura provato a misurare la fiducia nei loro stessi, degli agricoltori, e la loro autostima, e anche questo, diciamo, sembrava appunto emergere come molto rafforzata. Questo è un tema importante perché in ANSI abbiamo un'attenzione particolare per questo tema qui. Siete un pubblico adulto, vi risparmio assolutamente le slide con i grafici, però la verità è che noi siamo arrivati a questi grafici perché comunque è così che, sapete bene, si comunica no, queste evidenze. E quindi abbiamo fatto delle domande molto su misura, non con una survey pensata a monte, presa a prestito da qualche altra parte, ma su misura in cui abbiamo chiesto, perché abbiamo chiesto appunto le domande giuste, sono emerse queste cose. Per esempio, faccio un esempio, qual è appunto il risultato qui sulla sinistra più importante per voi? Chiaramente tutti quanti hanno detto che abbiamo più cose da mangiare, molto. Pochissimi hanno detto che abbiamo più cash, il 3%, ma
pensava addirittura che FAO pensava che la teoria del cambio era totalmente all'opposto in teoria in questi progetti, per cui prima il farmer ha più income e poi eventualmente il farmer quindi migliora la propria livelli nutrizionali. L'opposto è chiaramente in questo caso specifico stava succedendo. Questo per esempio è una domanda in cui abbiamo chiesto: ma voi con questo cibo in più che cosa ci farete? Lo tenete per voi? Cioè mangiate più spesso oppure lo date di più ad altre persone? Cioè, riuscirò a sfamare più persone? E la domanda, la risposta è appunto quella. Non è tanto che aumenta tutto ad un tratto le condizioni, diciamo, di accesso all'alimentazione di una famiglia, ma diciamo, è più lento e insomma, è pure una buona cosa. E questo cibo arriva anche a quelli che meno, diciamo, a quelli che ne hanno più bisogno, e quindi addirittura ha migliorato addirittura il targeting in realtà. E noi di nuovo sempre lo scambiamo per un fallimento. Queste domande aperte abbiamo anche inserito, e poi analizzate in questa maniera semplicissima di contare le parole. Quindi facendo domande aperte ai beneficiari, dicendo che cos'è che voi pensate rappresenti in maniera più concreta come è migliorato la vostra condizione, e le persone ci hanno detto le rese, e poi abbiamo visto gli indicatori delle rese produttive, effettivamente era l'indicatore che dava più 300%, partendo da molto basso. È chiaro che è facile ottenere questi risultati, però diciamo, per un progetto che sulla carta era stato un perfetto fallimento, effettivamente non è così. Queste sono altre domande in cui abbiamo chiesto: ma ai farmers, ai coltivatori, avete. Sì, qualcuno vi ha chiesto un aiuto su come fare, su come coltivare, altri non diciamo, beneficiari diretti del progetto, ma gli altri della comunità. Hanno detto di sì, in molti, chi erano, e siete addirittura andati a vedere il loro pezzo di terra che è coltivato per dargli delle dei suggerimenti, come farebbe un extension service, un agronomo che cerca di dare appunto, che dà un servizio alla comunità. Quindi abbiamo capito che i progetti hanno un impatto che si replicano. Perché il beneficiario non è, come è stato detto prima, un recipiente basta, ma impara anche lui e replica a sua volta i progetti. E, bene, tutto questo diciamo che per alcuni, soprattutto immagino persone, FAO per esempio, sicuramente, ma insomma, ma ce ne sono tanti, è chiaro che genera una grande sorpresa. Allora, la sorpresa all'inizio di una riflessione, perché e forse la riflessione ha molto a che vedere con la valutazione. Vado proprio per spanne, però un po' è così. Voglio sottolineare che la frase che più ho ascoltato in un anno e mezzo di corsi con Judith all'infinito era: che cosa ti ha sorpreso? E adesso che hai questo nuovo elemento, che cosa faresti diversamente? Che è una parti da una sorpresa per fare una riflessione. E qui dobbiamo un attimino deciderci, nel senso che il monitoraggio e la valutazione, secondo appunto alcuni approcci, è fatta per testare e misurare delle assumptions, delle assunzioni, no? Però secondo questi altri approcci di cui abbiamo parlato oggi, è più per apprendere quello che non sappiamo, no? Riprendo esattamente questo problema. La prima ipotesi può risultare enormemente frustrante, la fracassomania di cui parla Hirschman. Nel senso che appunto cercare di misurare il reddito dei contadini del Sud Sudan e come questo possa aver aumentato nel giro di un anno, non lo consiglio per imparare qualcosa. La seconda opzione invece è molto interessante, cioè cercare di utilizzare il monitoraggio e la valutazione come uno strumento per promuovere la riflessione che accompagna il cambiamento, perché il cambiamento è appunto che una cosa porta all'altra, e però bisogna realizzarlo che una cosa porta all'altra, da un problema risolto nasce una nuova sfida, eccetera, eccetera. E questo è il tipo di accompagnamento, a mio avviso, che può dare il monitoraggio e la valutazione quando lavora mano nella mano con chi
fa l'implementazione dei progetti. E ok, secondo punto, mi sa che sto andando molto fuori tempo, cercherò di essere molto più veloce qui. La seconda cosa che volevo, diciamo, sottolineare con questo intervento è come siamo arrivati a renderci conto di questi inattesi successi. La risposta è semplicissima. Abbiamo coinvolto il personale che si occupa della implementazione, abbiamo fatto dei momenti di sessione di riflessione insieme, abbiamo chiesto loro di dirci in maniera esplicita qual era la sorpresa che avevano avuto e di dare degli esempi concreti. E sottolineando molte volte, perché appunto per rompere un processo che però è così, si dà così per scontato che poi è automatico, cioè, sottolineando per dire, non partiamo dagli indicatori della nostra teoria del cambio del progetto, dalle attività, partiamo da quello che voi vedete concretamente. E dopodiché abbiamo naturalmente incontrato anche i beneficiari, abbiamo approfondito queste evidenze e da quello abbiamo diciamo, costruito un questionario ad hoc fatto per diciamo, passare da una evidenza aneddotica ad una più strutturata, o detto in altro modo, da un'evidenza qualitativa ad una quantitativa, perché vogliamo parlare anche a coloro che sono abituati soltanto all'analisi quantitativa. E questo è il segreto, che poi appunto non è un segreto, come avete detto bene prima. Alcuni, ciononostante, diciamo, alla fine che cosa stiamo facendo? Stiamo rendendo il monitoraggio e la valutazione più affine, più in linea con il mix di conoscenza e anche l'entusiasmo locale, perché chiaramente parliamo di più con quelli che sono più entusiasmati dal progetto, questo non v'è dubbio. E questo alle volte viene sottolineato come un limite. La cosa strana, limite perché non è abbastanza oggettivo, la cosa strana è che spesso e volentieri chi sottolinea che è un limite, sono le stesse persone che sono grandi fan, entusiasti di tutte quelle attività che vanno sotto la rubrica responsabilità nei confronti della popolazione colpita, la capacità di adattamento a progetti. Il punto è, se il nostro diciamo, framework di monitoraggio e valutazione non è sensibile a quello che ci dicono le popolazioni e quello che ci dicono chi sta implementando i progetti, è quasi impossibile davvero dare una risposta alle attese di accountability verso le persone, verso i nostri beneficiari, eccetera. Quindi questo che viene spesso sottolineato come un limite, in realtà è, a mio avviso, diciamo, grande confusione da parte di chi lo sottolinea. Ciò detto, per andare più veloce. Bruno, veramente ti rimangono 2 o 3 minuti. Perfetto, chiarissimo. Volevo dire anche questo, se può essere addirittura una complicità tra valutatore e valutato. Questo mi è successo direttamente. Il progetto di cui vi ho parlato era nato come un progetto che doveva aiutare soltanto i contadini più organizzati, più avanzati. E questo era finalmente un progetto di sviluppo, non uno in cui aiutavamo i più vulnerabili. Risulta che la project manager che lo stava implementando sul campo, passando il tempo lì, si era convinta che quello non era il modo migliore per aiutare quella comunità, che dovevamo anche aiutare i contadini meno organizzati. Quindi all'inizio mi è costato caro perché quel progetto lo volevamo, io ero stato tra quelli che l'aveva proposto, lo volevamo come un progetto più avanzato, più di sviluppo, con i contadini più organizzati. E ho fatto difficoltà ad accettare il suo punto di vista, ma quando ho accettato il suo punto di vista e ho capito che effettivamente era valido perché mettere a sistema i gruppi più avanzati con quelli meno avanzati per far andare tutti quanti più insieme,
effettivamente era quello di cui c'era bisogno in quel posto, a quel punto ho capito, dobbiamo riuscire a valorizzare questo progetto, che non probabilmente non produrrà grandi impatti a livello di reddito, ma in questo contesto sono altri i successi che sono importanti. L'ultima cosa, volevo molto velocemente, questo approccio, questa pratica di cui, che vi ho descritto, non è proprio, diciamo, è molto fatta su misura alla situazione e parlava, diciamo, molto al modo di vedere le cose, di pensare, di organizzarsi, di assi in cui io lavoro. E questo, diciamo, è un tema, diciamo, che per me è importante, chiudo qui. Così come i progetti non sono la mera implementazione di piani predefiniti, così la valutazione non può essere l'applicazione di metodi predefiniti. Così come si richiede ai practitioner di fare progetti che costruiscono sulle condizioni, diciamo, dentro una comunità, dai punti di forza e tengono conto anche dei punti di debolezza, così il valutatore, a mio avviso, deve rendersi conto che ci sono dei punti di forza e di debolezza di un'organizzazione e capire qual è la formula unica, ad hoc, contestualizzare la valutazione per riuscire a parlare alle persone con cui si relaziona. Io 4 anni fa sono entrato in ASPI, all'inizio ho chiesto a tutti di fare la teoria del cambiamento, ho fatto una valutazione di impatto e piano piano nel tempo sono riuscito a capire io come questa organizzazione, come viveva, come funzionava, come riuscire a parlare con loro e a quel punto io pure ho dovuto imparare, non soltanto insegnare cos'era la valutazione, io ho dovuto imparare quell'organizzazione come funzionava, e a quel punto adesso siamo riusciti invece a fare molto di più, addirittura a strutturare l'idea del monitoraggio a livello di headquarter basato sulla riflessione e la valutazione interna di metà percorso per i progetti. Chiudo, scusate, vi chiedo venia. Grazie, grazie mille Bruno per questa interessante relazione e anche per questi intrecci. Mi ha colpito molto questo capovolgimento del ruolo degli indicatori nel processo di valutazione, questa scoperta dei risultati misurabili, delle misurazioni dalle parole dei beneficiari protagonisti, veramente molto molto interessante. Io però insomma mi taccio immediatamente perché abbiamo 20 minuti per il dibattito e ci sono già delle domande in chat che sono rivolte ai nostri relatori, per cui insomma io darei subito lo spazio a queste domande e pregherei i relatori di prendersi un tempo di 5 minuti per le risposte in maniera tale da poter eventualmente raccogliere altre domande o riflessioni, per cui vi pregherei di prenotarvi in chat. Grazie. Allora, la prima domanda era da parte di Lavinia, era una domanda per Laura Fantini. Prego Lavinia se vuole fare la domanda a Laura. Sì, eccomi qua, mi vedete e mi sentite anche, credo. Allora, Sì, la intanto sentiamo bene. grazie, buongiorno a tutti nuovamente, grazie a tutti gli relatori per veramente delle belle e molto informative presentazioni, devo dire, che danno un po', insomma, aggiornano anche noi operatori, ecco. La mia domanda per Laura, cioè non era proprio una domanda, ma era più una sorta di riflessione. Quando lei si è focalizzata a un certo punto appunto, sul ruolo degli operatori locali, delle community, cioè delle comunità locali, community-based organization, per esempio, e in qualche modo ha sottolineato il fatto che la valutazione non aveva preso in considerazione appunto gli attori, non solo i beneficiari, ma gli attori diciamo indiretti, quindi beneficiari indiretti, quelli che sono nella sfera del cambiamento, diciamo, non solo nell'azione del progetto. E questa cosa mi ha fatto pensare, e quindi mi chiedo, ma il progetto non aveva fatto una stakeholder analysis? Perché mi verrebbe da dire che se queste cose, appunto stakeholder, queste organizzazioni non erano state incluse nel progetto, vuol dire che non erano state neanche mappate all'inizio, in qualche modo.
E quindi era più, diciamo, una riflessione, non è, cioè una domanda per il progetto, ma poi ecco, più una riflessione sul ruolo, insomma, di a chi parliamo noi quando facciamo cooperazione ai progetti. Grazie. Grazie Lavinia. Sì, hai ragione, non c'era sta c'è la stakeholder analysis c'è stata, però non essendo i gruppi di comunità in teoria parte dell'amministrazione, ed essendo il progetto rivolto, aveva come target l'amministrazione, non sono stati tenuti in considerazione all'interno come beneficiari di progetto. Mentre in questo caso, quello che poi riporto come risultato della ricerca valutativa è che non sono soltanto gruppi di supporto, ma sono gruppi che essi stessi svolgono delle attività che dovrebbero essere istituzionali, ma che poi l'amministrazione non fa per mancanza di personale e di risorse. Quindi, per rispondere, la stakeholder analysis c'è stata, ma c'è stata intorno al nucleo amministrazione della città, che già di suo era ben complesso, e quindi non è andata invece oltre a vedere gli attori non istituzionali. Non so se ho risposto alla tua domanda. Sì, grazie. Vabbè, era più anche per lanciare un attimo una riflessione sul ruolo, diciamo, degli beneficiari cosiddetti indiretti. Però, in ogni caso. Grazie. Esatto, hai ragionissima, sì. Grazie, grazie mille. E scorrendo intanto nella chat avevo, insomma, ho letto un commento di Andrea Fabiani sulla relazione di Bruno, che scriveva che il framework dovrebbe essere dinamico, non so se nascondeva una potenziale riflessione o domanda e per questo lo cito, non so se appunto c'era un intervento su questo. No, dicevo, Solo salve a dirò tutti, sono soltanto Andrea. questo, che normalmente c'è sempre scritto nelle guide, no, del monitoraggio e valutazione. Il log frame è questa cosa, così, 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 e poi bisogna aggiornarlo mano a mano che è il caso. Però quella parte lì della frase non viene mai ricordata, però. Esatto. Noi ci incontriamo ogni giorno sul terreno. Situazioni del genere, ossia prevediamo la misurazione di un indicatore per descrivere e per misurare i risultati, poi ci accorgiamo che quell'indicatore non va bene, oppure andava bene prima, non va più bene adesso alla luce dei risultati ottenuti. Grazie. Era una semplice osservazione. Quindi, Bene. no, sì, quindi in una prospettiva di futuro, eccetera, bisognerebbe mettere in pratica quello che c'è scritto sotto a ogni framework e sensibilizzare anche i finanziatori, al cambiamento del framework, perché sì, c'è scritto sotto, ma non sempre i buyer, i finanziatori sono disponibili a cambiare indicatori. Grazie. Grazie mille per l'intervento. C'è poi una Esatto, se domanda di posso. Isabella Bertoneri, che però credo sia arrivata solo a me, che voleva sapere se sono noti i casi di applicazione del Positive Thinking Approach nell'analisi e valutazione di politiche nazionali e regionali in Italia. Non so chi dei relatori vuole fornire un feedback. La risposta la devi dare tu, Veronica. Infatti, avrei detto che io recentemente nel mio testo sull'uso dei positive thinking nella ricerca valutativa ho riportato due esperienze di sperimentazione, di prima sperimentazione di developmental evaluation e appunto di positive thinking sulla valutazione di un caso di studio di sostegno a distanza e nell'ambito di un progetto di supporto allo sviluppo delle competenze dei giovani nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne, all'interno di un'area fragile e quindi nel contesto dello sviluppo locale. E sono due piccole sperimentazioni e
E niente, insomma, quindi speriamo di poter continuare a sperimentare anche in Italia questo framework. Attualmente l'ho proposto anche all'interno di un progetto di valutazione degli spazi educativi delle aree fragili e dei quartieri più disagiati dei territori di alcune aree periferiche italiane e all'interno di un progetto anche di valutazione di impatto delle attività attuate da una fondazione in Italia in tre zone piuttosto marginali del Mezzogiorno. Sono tutte esperienze in corso in cui appunto sto sperimentando questo approccio molto nuovo, innovativo e insomma spero di poter anche rendicontare presto qualcosa di più a partire da questi risultati, visto che come ci hanno fatto vedere i nostri due ultimi relatori, la riflessione teorica parte proprio dalla condivisione di queste esperienze pratiche e per questo anche io li ringrazio veramente molto. Veronica, Abbiamo. Sì, prego. volevo rispondere un momento alla domanda precedente. Dire questo perché è stata fatta un'osservazione molto interessante, secondo me, questa cosa che si dice, questi sono gli indicatori, poi magari dopo potrebbero essere cambiati. Qua, secondo me, c'è un aspetto che noi non consideriamo mai, ma che è fondamentale, su cui pensiamo di dover approfondire, che è il rapporto tra il committente e il valutatore. Il committente dice dovete guardare certe cose secondo questi indicatori, e delle volte fanno delle proposte, già delle domande molto precise, o comunque fin dall'inizio c'è una certa idea che bisogna guardare a quelle cose. Bruno ce l'ha detto benissimo, al reddito, a cose d'altro genere, e poi c'è scritto magari cambiarle. Ecco, approfittare su quella cosa che dice magari cambiarle è molto importante perché in realtà. Noi, cioè, non soltanto dobbiamo avere un buon rapporto, e ne abbiamo parlato fin qui, con gli implementatori, con quelli doers, eccetera, ma c'è anche un problema di educare i committenti in qualche modo, ossia di instaurare un dialogo anche con loro, perché non è possibile che si facciano delle domande di valutazione di un certo tipo a cui in quel modo, in quel momento particolare, il valutatore risponde anche molto innovativamente, come abbiamo visto, poi magari quel committente la volta dopo richiede ancora la stessa cosa che ha già richiesto prima senza tener conto. Quindi questo ritorno, diciamo, di riflessione in modo che anche le domande, le prossime future domande di valutazione ne tengano conto, è molto importante. Addirittura quella citazione che ha fatto prima Bruno quando diceva allora qual è la conseguenza? La conseguenza è anche riuscire a cambiare questo rapporto di chi ci fa le domande in un certo modo, perché oggi siamo condizionati da dei term of reference che sono molto rigidi e tutto questo lavoro che stiamo facendo è anche per influire su come vengono fatti i term of reference, oltre che come venga fatta la valutazione. Quindi grazie di quello spunto perché secondo me è molto interessante e fa riflettere. E bene l'esperienza vostra, vedo che state ragionando molto all'interno della vostra esperienza e nel rifiutato. Cosa c'è scritto lì? Spesso cambiamo l'indicazione. Sì, d'accordo, è così. Grazie Grazie. Nicoletta, do ora la parola a Enrico Rizzio che ha una domanda. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie a tutti i relatori per gli spunti molto interessanti. In realtà la mia domanda poi probabilmente è stata anche un po' risposta in parte anche da quest'ultimo intervento della professoressa Stame. Perché io sto proprio, diciamo, sono dottorando di ricerca e sto facendo una tesi sul tema della valutazione di impatto con attenzione particolare al contesto educativo e nello studio di questa, del che cosa sia la valutazione di impatto e dei modi attraverso cui può essere fatta, ho ritrovato tutta, diciamo, una pluralità di modi di concepirla, ma soprattutto anche di metodi che secondo me anche in questo incontro è emersa, anche se non era strettamente dedicato alla valutazione di impatto, e per esempio tutti questi approcci alternativi di pensiero positivo del Moss Significanzese. Però invece, siccome poi mi capita oltre che di studiarla anche un po' di farla nel centro di ricerca in cui mi trovo, mi pare che dal lato di chi commissiona i finanzi talvolta siano introdotte delle indicazioni che rischiano, secondo me, pensando anche al contesto italiano,
visto che è esplosa in questi ultimi anni anche tutto il mercato della produzione di impatto italiana, e qui forse sarebbe interessante anche capire cosa succede all'estero invece, che queste indicazioni talvolta mi pare che possano anche in qualche modo prescrivere eccessivamente l'autonomia di chi si trova a fare valutazione, di compiere delle scelte rispetto all'oggetto che va a valutare. E soprattutto, per esempio, nel campo educativo, mi pare che dove l'oggetto è particolarmente complesso, indicare particolari metodi, strategie, possa creare dei problemi. Quindi, no, la mia domanda riguarda un po' questo rapporto, cioè tra chi fa valutazione, studia la valutazione e tiene conto se le fa bene, se la fa bene di una molteplicità di modi di concepirla e di farla, e chi invece la chiede, che talvolta mi pare, non so se non abbia in mente, oppure se preferisca prendere delle scelte senza considerare, insomma, non so dove sia il punto, ma comunque non dia tutto quel ventaglio di possibilità che forse invece un valutatore vorrebbe e dovrebbe trovarsi di fronte. Grazie. Posso rispondere io perché questa qui è musica per le mie orecchie. Veramente io non solo lo penso esattamente come sta dicendo lei, ma noi all'interno del nostro piccolo laboratorio di valutazione democratica stiamo addirittura facendo una ricerca su questo perché ci siamo accorti che è continuamente frequente da parte di chi chiede una valutazione di impatto o qualunque cosa di voler indicare il metodo. Allora poi a seconda di come vengono influenzati chiedono di usare la teoria del cambiamento, addirittura io ho visto delle formulazioni, la metodologia della teoria del cambiamento, che è una cosa che non esiste perché la teoria del cambiamento è un'espressione molto ampia che comprende all'interno molti modi di pensarci dentro. Comunque, sono sistemi, come ha detto lei, giustamente bloccanti, perché il vero problema è che il valutatore si trova di fronte a una situazione nella quale deve, a contatto con la situazione, con i beneficiari, eccetera, e ovviamente anche d'accordo col committente, decidere qual è il disegno di valutazione più adatto a quella situazione. Ma attenzione, qui vorrei cogliere uno stimolo che ha dato, mi pare, Bruno. Non solo è stabilire fin dall'inizio cosa bisogna fare, che non ci deve avere imboccato il committente, ma lo dobbiamo decidere insieme, ma può darsi che nel corso della valutazione ci accorgiamo che ci sono degli altri problemi, delle nuove cose che emergono, che richiedono di modificare quel disegno. Quindi addirittura se si impone qualcosa dall'inizio, non solo si impone una cosa dall'alto uguale per tutti, che poi dopo, come è stato detto, non tenga conto dei contesti, eccetera, ma non si tiene conto nemmeno dell'evoluzione che una valutazione può avere nel corso dell'attuazione di un programma. Quindi bisogna essere fin dall'inizio, cercare di capire che cosa è adatto a quella situazione e poi avere anche un'apertura per capire che nel corso della valutazione quel disegno può mutare. Come sono stati gli esempi che sono stati portati, sono stati entrambi esempi di modifica del metodo di valutazione nel corso della valutazione. E questo è l'aspetto positivo che hanno, perché si sono accorti di... Ora, questa questione della sorprendersi di qualche cosa, di valorizzare questa sorpresa, è il contrario di quell'atteggiamento che si richiede quando un committente ti dice tu devi fare quella cosa, non devi sorprenderti di niente, devi solo attuarla. E se per caso non riesci a attuarla, vuol dire che non andava bene, la prossima volta faremo un'altra cosa. E invece no, invece bisogna essere coerenti e cercare di capire che cosa non funziona o cosa funziona in quella situazione per andare avanti. Quindi non si tratta di usare o meno una certa cosa, si tratta di scoprire nel corso dell'azione quello che deve essere fatto. Però è verissimo che in questo momento ci troviamo di fronte a queste domande di valutazione fatte nel modo come sta dicendo lei e io ritengo che sia necessaria una campagna che chiamiamola di educazione, di formazione del committente, come vogliamo, ma che riesca a dimostrare, a capire che l'interesse della valutazione, che è un interesse, riteniamo bene, la valutazione è un'azione per il miglioramento della situazione, è un aspetto di interesse pubblico, quindi chi entra all'interno di questo rapporto, tutte le parti devono essere interessate a farlo nel modo più responsabile possibile, e uno di questi è proprio questa attenzione
alla possibilità di modificare per avere qualche cosa che ci porti a scoprire che cosa effettivamente è successo ed è andato bene. Grazie Nicoletta e grazie Enrico per la domanda. 2 minuti a Vincenzo Lorenzini, che ha chiesto anche lui di fare una domanda al gruppo tematico. Bene, grazie Veronica. Chiaramente complimenti ai panelisti e a chi ha organizzato Veronica. Chiaramente io come componente del direttivo residuato anche dal precedente dove c'eri anche te, carissima, faccio complimenti e mi auguro che queste iniziative anche di documentazione, di sperimenti e di esemplificazione di buone pratiche si proseguano. Io ho imparato anche oggi dai vostri interventi qualcosa. È una domanda di una banalità estrema, quasi da cittadino semplice, e tale mi sento. Il GT e quindi il gruppo vostro. Rispetto a quella che sarà la progettazione invasiva che farà il nostro governo in questi mesi, voi ritenete appunto che ci sia l'impostazione del sistema di valutazione di tutti i progetti di cui si parla per il Recovery Fund o non certo appunto con un unico metodo, lo puoi rispondere te perché sei allieva di Nicoletta oppure Nicoletta stessa. Quindi la domanda è, farete anche voi sentire, diciamo, la vostra competenza per tempo al governo rispetto a queste progettazioni che arriveranno come la pioggia intensa in questo momento nel nostro paese? Che bella domanda. No, è una domanda, Difficile. ovviamente tutti ci stiamo pensando. La domanda comunque, diciamo, chi poteva rispondere era più Gabriele, in quanto associazione nel suo complesso. È chiaro che l'associazione prenderà posizione, mi pare che anche già abbia circolato qualche cosa sul fatto che tutta questa progettazione richiederà poi di essere valutata. Dico la verità, adesso sento soltanto parlare di bisogna creare delle istituzioni. Ho letto anche dei blog che tutti si propongono di grandi istituzioni nuove per la valutazione. Andiamoci un po' piano, insomma, cerchiamo di vedere che cosa Anche sta assunzione. succedendo. Non, adesso io non farei dei grandi propositi, delle grandi promesse, però certamente ci troveremo di fronte a delle novità, delle situazioni nuove da valutare. E ecco, credo che sia molto importante arrivare a quel punto con gli occhi non bendati e con le idee aperte, cercando di. Ci saranno molte novità, tra l'altro è tutto all'insegna dell'innovazione. Quindi già valutare le innovazioni è una cosa così tremenda, però è il vero problema che avremo e sicuramente se si penserà di valutare sulla base di vecchi schemi che sono adatti a vecchie politiche che non c'entrano niente, si farà un buco nell'acqua. Bisognerà, Potete rispondere, Rosane? appunto, bisognerà trovare gli strumenti adatti, essere pronti, essere flessibili. La cosa importante è che live si senta un interlocutore e cerchi di parlare quando sarà possibile, Io in modo dicevo, concreto. puramente è tutto il GT. l'appoggio del nostro gruppo tematico a questo. Certo. Grazie Bene, Vincenzo, e bene. io veramente Complimenti. abbiamo 2 minuti. E quindi, insomma, io a questo punto, ringraziando tutti i relatori, darei la parola per chiudere a Laura Fantini, che è coordinatrice insieme a Valeria Saggiomo di questo gruppo tematico, visto che aveva chiesto anche di intervenire, per appunto chiudere l'incontro e salutare tutti a nome del gruppo. Prego, Laura. Grazie mille Veronica. No, io avrei mille cose da dire dopo questo micro dibattito e vorrei fare anche delle domande a Bruno, insomma, tantissime cose che rimandiamo poi ad altri momenti e sicuramente il tema, come diceva Nicoletta, stiamo tanto riflettendo sul tema rapporto con il committente e io sono stata, cioè, per 15 anni ho scritto, implementato, coordinato progetti, per cui io lo so cosa vuol dire lo spettro del finanziamento.
finanziatore, sia per chi implementa e non ha il coraggio di modificare l'indicatore e l'attività perché ha paura poi di perdere parte del finanziamento, il beneficiario che ha paura di dire la verità, perché ha paura anche lui di perdere quello che gli viene dato. E quindi per me la parola chiave è che ci vuole tantissima sensibilità nel fare questo tipo di lavoro e di andare a capire i meccanismi che si possono cambiare piano piano, quelli che invece non si possono cambiare. E anche sul lavoro sul terreno, perché come ci ha fatto capire anche Bruno, insomma, spesso anche chiedere alle persone che cosa sanno fare meglio, che cosa sanno fare bene, è una domanda che viene da noi, cioè che viene dal nord di nuovo, nel senso che viene dal nostro modo di essere. E quindi ha bisogno invece di un'attenzione, di arrivarci piano piano e non come dei kamikaze con una lista di domande dirette. E, per chiudere, volevo dire, anche rispondendo alla sollecitazione di Enrico che ci diceva che sta facendo la tesi sulla valutazione d'impatto, anche io ho fatto la mia tesi di dottorato su questo. E come diceva Nicoletta, quello che succede nella valutazione a livello di cooperazione allo sviluppo è quello che succede nella valutazione ovunque. E credo che, come diceva Veronica inizialmente, il merito di aver creato un gruppo tematico sulla cooperazione allo sviluppo è che facciamo anche nostre tutte le idee che vengono da altri network internazionali, da Nazioni Unite, soppesando quello che probabilmente può esserci utile, quello che probabilmente secondo il nostro approccio e punto di vista è sbagliato, però sicuramente arricchiamo il panorama della valutazione. Quindi invitiamo a partecipare al gruppo tematico anche a chi ha un interesse per programmi sociali, ma che vede una stretta relazione con la cooperazione allo sviluppo, che poi spesso non sono altro che programmi e progetti sociali altrove. Quindi vi aspettiamo numerosi nelle nostre prossime riunioni del gruppo tematico e per noi questa è stata una prima esperienza, insomma, di presentare qualcosa, delle idee che nutrono le nostre discussioni e quindi speriamo di avere altre occasioni, sicuramente con il congresso AIVE, con altri possibili webinar o con scambi privati con chi di voi abbia voglia. Intanto Grazie ringrazio Veronica Laura. per aver gestito la discussione e live per averci ospitati. Grazie a Dave, grazie ai Grazie. relatori, vi Grazie. salutiamo e speriamo di rivederci presto per un secondo dibattito. Arrivederci a tutti. Benissimo, Grazie. grazie. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao, Ciao, grazie. grazie. Grazie della mattinata. Grazie. Grazie a tutti, buona giornata. Arrivederci, Ciao. grazie. Grazie.